Ciao a tutti! Oggi ci occupiamo di body care routine, che in questo periodo dell'anno, per quanto mi riguarda, un po' cambia e si arricchisce per evidenti ragioni. Ci avviciniamo all'estate, io non sono una che teme la prova costume, non perché non ne abbia motivo, ma perché sinceramente a quasi 41 anni ho fatto abbastanza pace con i miei difetti. Però ovviamente un po' di cura in più in questa stagione è ovvio che ci sia, almeno per quanto mi riguarda. Io premetto che sono ligia, costante e adoro la skincare viso, sono molto più pigra per quanto riguarda la body care routine. Faccio più fatica ad essere costante, però in questo periodo dell'anno sono molto lanciata, quindi utilizzo prodotti e cose diverse rispetto a quelle che uso d'inverno. Qui abbiamo anche Rasputin a farci compagnia oggi. E cominciamo subito e cominciamo dal prima della doccia. Io prima della doccia un paio di volte alla settimana faccio dei fanghi termali, ma non quelli da incelofanarsi e da tenere come impacco per ore, perché appunto sono pigra, figuriamoci se provo a fare una cosa del genere. Io quello che sto usando adesso è il fango termale trattamento levigante anticellulite al limo marino express di Bottega Verde. Questa è la scatola esterna e questa è la confezione interna. Di cosa si tratta fondamentalmente? Sono classici fanghi che combattono gli inestetismi della cellulite. Si chiamano express perché vanno appunto, va spalmato un po' di prodotto nelle zone critiche, quindi diciamo glutei e cosce per quanto mi riguarda, lasciate in posa una decina di minuti, poi sotto la doccia li vado a risciacquare con acqua tiepida e poi faccio la doccia semplicemente. Io questo prodotto l'avevo acquistato l'anno scorso a fine estate perché era in offerta e non l'avevo aperto perché d'inverno non li ho utilizzati, quindi li ho aperti ora diciamo da un mesetto. Non so se Bottega Verde li ha ancora, ma credo di sì. In ogni caso di questa tipologia di prodotti ci sono tanti brand in commercio, dai Geomar ai più classici fanghi, quelli appunto lunghi da tenere in posa, insomma ce ne sono tanti. Nello specifico questo dice un vero trattamento termale adatto ad agire già sotto la doccia, contiene il pregiato limo delle terme di San Giovanni dell'Isola d'Elba e lava vulcanica per un'azione levigante e tonificante. Gli oli essenziali di arancio si sintonizzano su onde piacevolmente rilassanti. La profumazione è esattamente quella dei fanghi, ma si sentono anche appunto gli oli essenziali di arancio che la rendono un pochino più gradevole, comunque è più o meno quella dei fanghi. Effettivamente noto l'azione levigante successivamente alla doccia. Mentre ce l'avete in posa potrebbe, non dico bruciare, ma pizzicare un pochino. Infatti nelle istruzioni per l'uso c'è scritto di non applicarlo su zone arrossate o lese e di lavarsi le mani dopo l'applicazione. Quando mi faccio questi, circa una volta alla settimana, ogni 10 giorni, prima della doccia sempre applico questo prodotto, che è un prodotto di Ava, azienda israeliana, che io trovo in un Tigotà, ma trovate anche da Sephora o sul sito di Sephora. Io di questo prodotto vi ho già parlato ed è sicuramente uno dei miei prodotti corpo preferiti in assoluto. Questa non è una novità, questa ce l'ho nella mia routine diciamo dall'autunno. Qui si tratta, essenzialmente si chiamano Liquid Dead Sea Salt. Si tratta di sali del Mar Morto in forma liquida, o meglio, la consistenza è piuttosto gelatinosa e vischiosa. Voi dovete applicarli su tutto il corpo, tenerli in posa un paio di minuti e poi sciacquarli sotto la doccia. Due minuti sono facili da passare, molto più dei 10 dei fanghi, perché nel tempo che fate venire l'acqua calda praticamente potete già andare a risciacquarli. L'azione di questo prodotto è fantastica secondo me. Io ho visto, e questo lo uso da tanto, quindi ve lo posso dire, è quasi finito infatti,
Io ho notato una idratazione e un'elasticità alla pelle di tutto il corpo definitiva. Non so come meglio spiegarmi. Quando usate una buona crema idratante, avete la pelle idratata magari anche per 24 ore, però poi una volta che vi lavate avete bisogno di reidratarla. Questo prodotto, e io associo questo effetto a questo prodotto perché l'ho notato utilizzandolo, questo prodotto ha cambiato la tipologia della mia pelle. Da una pelle molto secca, specialmente sulle gambe, la mia pelle è diventata una pelle normale, che ha molte, molte meno esigenze, è più tonica e più elastica. Questo è un prodotto veramente top, costa intorno ai 22 euro se non mi sbaglio, me l'ho comprato in autunno, lo faccio ogni 10 giorni, non di più, e credo di avere ancora un paio di applicazioni, quindi è un costo che sicuramente ammortizzate nel tempo. Questo vi consiglio assolutamente di provarlo. Fatto ciò, non tutti i giorni, ovviamente vado sotto la doccia. Sotto la doccia, allora, come bagno schiuma, doccia schiuma e così via, uso quello che ho in essere, in utilizzo in quel momento. Non ve li faccio vedere ora, tanto tra prodotti finiti, preferiti e così via, li vedrete, li avete già visti. Prima di lavarmi, una volta alla settimana più o meno faccio uno scrub corpo. Vi ho già detto, anche nell'ultimo video, quello che avete visto prima di questo, mi pare che i miei preferiti sono gli scrub di Germa. In questo momento sto utilizzando il Talasso Scrub Illuminante, esfoliazione cutanea naturale, effetto luminosità. Questo è quasi finito, non ve lo apro perché l'ho tolto ora dalla doccia, mi sgocciolerebbe l'impossibile. Questo ha appunto, dice, questa azione illuminante. Come già vi ho detto nel precedente video, io non scelgo gli scrub Geomar tanto per l'aspetto funzionale di quello specifico prodotto, ma perché li trovo molto bene sfoglianti e allo stesso tempo molto molto idratanti. Questo, che non avevo mai provato prima d'ora, ha una profumazione di limone, direi, una profumazione molto fresca, quindi al mattino è veramente gradevole utilizzarlo. Come esfoliazione, come idratazione, lo trovo molto similare agli altri scrub Geomar. Come profumazione io preferisco profumazioni più dolci, ma questo usato al mattino è veramente piacevole, molto piacevole. Come vi dicevo, per quanto riguarda il bagno schiuma, appunto, non vi dico niente nello specifico, se non che vi vorrei parlare di una tipologia di prodotto. Se mi seguite da un po', sapete che io ogni tanto utilizzo, dei balsami sotto la doccia, cioè quei prodotti che dopo che vi siete lavati potete spalmare, mentre siete ancora sotto la doccia, su tutto il corpo e poi andare a risciacquare e hanno un effetto idratante. La mia combo preferita è quella del bagno doccia e del balsamo corpo sotto la doccia ai fiori di Bach di Phytorelax. Vi ho già fatto una testa così, la conoscete perfettamente oramai. Quello che sto utilizzando ora come alternativa è questa, che è decisamente meno pregiata e meno buona a livello di ingredienti. Anche quelli di Phytorelax non sono ingredienti bio, ma sono sicuramente più scelti di questi. Qui stiamo parlando di grande distribuzione e di prodotti dall'INCI, pessimo se siete attenti a queste cose. Però io li adoro dal punto di vista della profumazione. Questo è il Vidal Doccia Idratante Shower Gel Camellia e Ambra. E questo è Garnier Ultra Dolce Corpo, Balsamo Corpo sotto la doccia, Oli Meravigliosi, Argan e Camellia. Quindi le due profumazioni tra di loro si sposano perfettamente. I bagnoschiuma Vidal io non li amo particolarmente perché non li trovo affatto idratanti, non mi seccano la pelle, ma non sono idratanti. E questa, come vi dicevo, tra le altre cose contiene anche la paraffina. Però vi ho detto che la tipologia, il mio tipo di pelle è cambiata, è diventata una pelle normale sul corpo, quindi ho meno esigenze. Per cui, specialmente in primavera e estate, quando manca la voglia, spesso e volentieri, di spalmare creme dopo la doccia, oppure fa troppo caldo, oppure se facciamo tante docce durante la giornata, quindi magari abbiamo già dato l'idratazione di base con la prima doccia e ne facciamo una seconda,
o quando siamo di corsa, una combo di questo genere, secondo me, da tenere lì non è affatto male. Ripeto, la profumazione di questi due prodotti nell'insieme è fantastica e mi dura anche sulla pelle. In ogni caso, nonostante questo prodotto non sia affatto buono dal punto di vista dell'INCI, a me lascia la pelle comunque molto morbida, anche per 24 ore. Sicuramente non sarà effettivamente idratata, ma mi rimane morbida, non mi si scaglia. Quindi, per le esigenze di cui vi parlavo prima, a me va benissimo. Normalmente non uso questa tipologia di prodotti, ma uso un normale doccia schiuma, successivamente al quale io in primavera e in estate non applico più creme idratanti classiche per svariate ragioni. Uno, perché fa caldo e non ho voglia di quel tipo di consistenza. Due, perché il caldo mi fa sudare mentre opero, quindi preferisco evitare. E tre, perché utilizzo dei prodotti di trattamento su parte del corpo, quindi non vado a fare un pezzo in un modo, un pezzo in un altro, e perché poi se sono al mare o se vado in piscina utilizzo un doposole, quindi elimino la crema corpo, la tengo eventualmente se è una crema corpo che mi piace per un effetto coccola, magari se faccio una doccia o un bagno la sera prima di andare a dormire, ma diciamo che non è più nella mia routine. Nella mia routine entrano gli oli, perché sono molto più semplici da utilizzare, perché non si sentono sul corpo. Io gli oli secchi li spalmo quando la pelle è ancora bagnata, quindi chiudo la doccia, prima di asciugarmi mi spalmo l'olio su tutto il corpo e poi vado ad asciugarmi. Due oli vi volevo citare. Uno è questo, l'olio secco spray al cocco di Bottega Verde. Non l'ho ancora iniziato, ma se mi seguite sapete che io l'ho utilizzato l'anno scorso in estate, l'ho finito in inverno e ne avevo già una nuova confezione da utilizzare. Questo mi piace perché lo trovo molto ben idratante. Profumatissimo, ha una profumazione di cocco fresca, non nauseabonda, molto molto buona e mi piace tantissimo il packaging. Io gli oli li scelgo solo ed esclusivamente se hanno un packaging in plastica, perché non voglio tenere prodotti in vetro sotto la doccia, e questo poi tra l'altro ha anche l'erogatore a pampa, quindi ancora più comodo, cioè me lo spruzzo sul corpo in velocità e funziona perfettamente. Ma una scoperta di quest'anno di cui assolutamente sono felicissima di parlarvi e che vi straconsiglio, a parte i miei capelli che ci sono sopra, è questo olio corpo con olio di argan certificante profumato del Giardino dei Sensi certificato ICEA. Quindi qui stiamo parlando di un prodotto assolutamente bio. Anche questo ha un packaging in plastica. Questi sono 50 ml di prodotto. La confezione si apre così, quindi io me lo spalmo lo verso sulla mano e poi me lo spalmo sul corpo. La profumazione è gradevolissima, naturale, molto buona e molto delicata, e questo è un olio fantastico, perché questo veramente mi nutre a fondo la pelle. Non è solo un'idratazione superficiale, ma sento la pelle veramente molto molto nutrita. Io lo sto usando da circa un mese e non sono ancora arrivata a metà, e questo prodotto io l'ho trovato da Tigotà a poco più di 5 euro. Mi piace tantissimo e ve lo straconsiglio davvero. Nickel tested, dermatologicamente testato, senza l'aggiunta di parabeni, cessura di formaldeide, SLS, SLS, etensio attivi e esfolianti, coloranti, oli minerali petroliati, siliconi, DTA, PEG, OGM. Nulla di tutto ciò. Gli ingredienti, quelli che capisco almeno, al primo posto c'è l'olio di germe di grano. Poi abbiamo l'olio di mandorle dolci, poi abbiamo un altro olio, Argania spinosa Camel, tocoferolo, squalene. Quindi insomma, gli ingredienti sono ottimi di questo prodotto e non rimarrò mai senza, credo anche in inverno, perché mi piace veramente tantissimo. Passiamo ai prodotti di trattamento. Io ne uso soltanto due perché ho capito che è meglio ridurre, essere costanti piuttosto che riempirsi dei prodotti e non seguire poi una vera routine.
Il primo prodotto di cui vi parlo e che vi ho già menzionato l'anno scorso è questo, che è di Collistar, speciale corpo perfetto, concentrato biorivitalizzante, anticellulite, effetto mesoterapia. Questo è il prodotto, è sotto forma di tubo, appunto, e questo è l'applicatore. Praticamente voi girate il prodotto, girate la testina, spremete fuori il prodotto e poi utilizzate questi roller, insomma, queste palline che rotolano in metallo per andare a spalmare il prodotto. Perché mi piace? Perché innanzitutto fate un massaggio anche rinfrescante con questo tipo di applicatore. È molto pratico perché non usate le mani, quindi non andate neanche a sporcarvi le mani. È un sottoforma di gel molto fresco. Anche la profumazione è molto fresca e gradevole e dà proprio un bell'effetto tonificante e tensore alla pelle. Io vedo proprio la pelle molto più morbida e più levigata dopo l'utilizzo di questo prodotto. Io questo lo uso al mattino. La sera invece ho scelto di utilizzare questo prodotto. Questo è della linea olio di argan Silhouette di Phytorelax, trattamento intensivo, massaggio corpo, tono e compattezza. Questa è la confezione esterna e all'interno il prodotto è in questo tubo. Questo appunto è un prodotto a base di olio di argan, qui non stiamo parlando di un inci verde ma di un buon inci comunque, e appunto agisce sul tono e l'elasticità della pelle ed è anche protettivo nei confronti delle smagliature, va leggermente a riempirle in un certo senso. Questo mi piace tantissimo, ha una profumazione un po' erbacea, anche questa abbastanza naturale. La consistenza è quella di una crema, è proprio una crema abbastanza densa, quindi va un pochino massaggiata. Questa è, vedete, è proprio una crema bianca e ci vuole un po', a farla assorbire. Lascia un filo di scia bianca, ma questo secondo me è un dato positivo perché in questo tipo di prodotti il massaggio è parte integrante del funzionamento. Quindi, insomma, dovete lavorarlo. È il senso di queste cose, insomma. Detto ciò, io i prodotti che utilizzo per il trattamento ve li ho già mostrati tutti, ma ci tengo a dire due parole. Allora, come vi ho detto, preferisco utilizzare poche cose e farlo in maniera costante. Io questo prodotto lo uso tutte le sere. Perché ho fatto tante esperienze in merito, ho provato a utilizzare tante cose e poi alla fine, appunto, un po' per pigrizia, un po' perché tendiamo a voler vedere i risultati, magari se non li vediamo come vogliamo, abbandoniamo un po'. Ho deciso di restringere i prodotti utilizzati, appunto. Anche perché ovviamente quando si parla di trattamenti dobbiamo abbassare le nostre aspettative. Cioè, io vi posso dire che questi prodotti funzionano per le aspettative che ho io rispetto a questi prodotti. È ovvio che vanno utilizzati e hanno un'efficacia se abbinati a una corretta alimentazione, al fatto di bere molto, all'attività fisica, a uno stile di vita il più sano possibile, al fatto di non essere particolarmente stressati, alla diciamo strutturazione di una routine corpo che abbia un senso, insomma. Usare questo tipo di prodotti spot sicuramente uno non serve a nulla, due è uno spreco di denaro. Così come mangiarsi 6 panini al McDonald's e poi spalmarsi la crema per tonificare, insomma, è un assurdo, oltre che uno spreco in tutti i sensi. Quindi ecco, abbassiamo le aspettative da una parte, uno. Cerchiamo di avere un comportamento intelligente e ragionevole, due, se ci interessa avere questo tipo, avere dei risultati, insomma, facciamo pace con il fatto che siamo donne, che un po' di cellulite ce l'abbiamo, che possiamo avere qualche rotolino e qualche ciccetta, ma ragazze, chi se ne frega, abbiamo cura di noi stesse nei limiti del fattibile e nei limiti del fatto che questo non diventi mai un complesso. Io più cresco con l'età, più mi rendo conto che le donne sono più belle se credono di esserlo.
Vediamoci per come siamo e accettiamoci per come siamo. Io non vorrei dire delle banalità. Io spesso nella mia vita ho ritenuto che queste fossero banalità, ma credetemi, con la maturità e con la vecchiaia, tra virgolette, mi sono resa conto che è davvero così. Impariamo a conoscere il nostro corpo, conosciamo i nostri limiti, cerchiamo di capire quali sono dei limiti superabili e quali sono dei limiti insuperabili. Non sarò mai Giselle Bündchen, so che ho dei margini di miglioramento, ma oltre quei margini non ho la pretesa di andare, ecco. Detto ciò, non volevo essere uno spiegone, credetemi, però insomma so che tante donne si fanno un sacco di complessi per nessuna ragione e mi piacerebbe passare questo messaggio, era tutto qui. Detto ciò, veramente è finito. Spero che in qualche modo il video vi abbia fatto compagnia e vi sia stato utile in qualche modo. Io vi saluto, vi mando un bacio e alla prossima se vi va. Ciao!